Allora io mi collego con Davide Ippolito, uno degli organizzatori e promotori di questa iniziativa. Buonasera Davide. Buonasera, grazie mille dell'invito. Grazie per averlo accettato. Allora, parliamo dell'evento che si è tenuto appunto ieri nella sala capitolare del Senato. Quanto è importante che le istituzioni parlino del sovraindebitamento e delle soluzioni? Beh, ieri è stata una giornata fondamentale perché uno dei motivi per il quale abbiamo creato questo film Falliti, che in soli 2 mesi è stato visto da tantissime persone, oltre 100.000 persone hanno già visto questo docufilm sulla piattaforma Business Plus e nelle varie piattaforme che lo hanno trasmesso. La cosa più importante è stato che finalmente è arrivato a un livello istituzionale, cioè il film è servito a far sentire la propria voce alle istituzioni che hanno capito che fondamentalmente i tempi cambiano e che il fallimento non è più uno stigma, quando uno dice sei un fallito, la cosa più brutta del mondo, ma diventa un qualcosa con la quale convivere, che fa parte della vita. Le cose cambiano sempre più rapidamente, la tecnologia si evolve, i lavori cambiano, quindi sempre più frequentemente le persone rischiano di diventare sovraindebitate, quindi fallite e di dover ricominciare da capo. Ovviamente non parliamo di persone che hanno dolo in questa situazione, ma di Certo. persone che magari si trovano in situazioni sfavorevoli. Convivere con la cultura del fallimento, come avviene negli Stati Uniti, diventa quindi fondamentale. E il fatto che le istituzioni abbraccino questo concetto e portino avanti una legge, che è una legge che venne chiamata salva suicidi e che è stata aggiornata e che ha bisogno di ulteriori modifiche, diventa fondamentale per noi grande fonte di orgoglio. Senti, ieri anche proprio durante il tuo intervento hai sottolineato come ancora il termine fallito in Italia no, venga usato in maniera solo dispregiativa, quando comunque fallire ci sta, nel senso può capitare e non deve essere per forza un punto di fine, no? Ma anche un nuovo punto di partenza, come magari accade negli Stati Uniti. Se ci puoi un po' anche spiegare come accade dall'altra parte dell'oceano. Beh, certo, il principio è semplice, dire la parola fallito, fallimento, anzi proprio sei un fallito, è il peggiore insulto che si possa fare qui in Italia. In realtà il fallimento, proprio dalle banche che ti devono finanziare negli Stati Uniti è visto come un punto non favorevole. Perché è visto come un punto favorevole? Perché dicono, cavolo, questa è una persona intraprendente, ha provato, ha sbagliato, quindi sa dove ha sbagliato, ha l'esperienza giusta per provare a fare una nuova cosa. Quindi per me è più affidabile di uno che non ha mai fallito. È semplice il cambio di paradigma, cioè tentare di fare qualcosa, cioè rischiare di fallire vuol dire mettersi in gioco, vuol dire fare esperienza. Il nostro problema in questo paese è proprio la paura del fallimento, che avviene a tutti i livelli, anche per i dipendenti delle aziende, delle amministrazioni pubbliche. Io ho così paura di sbagliare, ho così paura di commettere un errore che preferisco non fare nulla, ecco, resto immobile. E il paese non va avanti. Invece no, bisogna provare. Come un bambino inizia a camminare, cade per terra, poi si deve rialzare, ha fallito nel suo camminare, ma in realtà sta imparando a camminare. Man mano che sbaglierà, imparerà. Ecco, riuscire a dare un nuovo significato al termine fallimento, alla parola fallimento, secondo me, aiuterà questo paese a essere più intraprendente anche nella nuova rivoluzione tecnologica in atto. Sicuramente, ma anche per questo che avete scelto questo termine per il docufilm, no? È anche un po' una provocazione, falliti, Esatto. è anche una parola che se pensiamo addirittura viene censurata, no? Nelle campagne Google, addirittura viene censurata da alcune piattaforme come titolo, viene modificato il titolo, perché è una parola vista molto in maniera negativa, lo diceva anche ieri il presidente Calipo rispetto alla parola suicidio, no? Sono argomenti dei quali si preferisce non parlare, invece bisogna parlare di tutte queste cose che sembrano negative, fallimento, suicidio e anche disagi psicologici, quindi il titolo è di per sé una provocazione, falliti, ecco, uno lo vede e dice che vuol dire, ecco, la vergogna che si prova dietro questa parola invece può essere rivalutata, non si è soli, ci sono delle leggi che aiutano le persone che sono sovraindebitate, che hanno fallito nella loro vita, che Certo. hanno quindi un rimedio. La comunicazione importante da far arrivare a queste persone è che non sono da sole e che chiunque di noi in una situazione particolare può ritrovarsi in una situazione di sovraindebitamento e di potenziale fallimento. Bene, Davide, ti ringrazio per il tuo contributo. Grazie mille a voi, alla prossima.